Ciao amici, oggi parliamo di piante defrascate e purtroppo non ho una beuta da aprire e farvi vedere perché al momento non ne ho. Però queste sono piante che ho defrascato l'anno scorso. Vediamo, oggi siamo a marzo, le ho defrascate, sì, primavera scorsa. E quindi non fanno testa. Però vabbè, vi faccio una breve riepilogo, passo a passo di quello che ho fatto. Allora, quando abbiamo... Cioè, le piante defrascate in pratica sarebbero quelle dentro la bottiglia o dentro i vasetti per i sottogli con dentro il loro substrato. Sono piante che sono state ripicchettate dopo che vabbè, sono state seminate il loro substrato. E poi, una volta che sono cresciute, si mettono nelle beute, che si chiamano così le bottiglie o i barattolini, e sigillate tutto l'ambiente sterile finché non crescono abbastanza per essere rotte e finalmente essere messe in vaso. Allora, quando noi abbiamo questa bottiglia, che potete prenderla benissimo, o chi va in Thailandia se la fa portare, che li vendono all'aeroporto, quando la nostra pianta, cioè le nostre piantine dentro al nostro contenitore sono cresciute, il contenitore non va mai, ma mai aperto, mai aperto, mai aperto, perché dentro è un ambiente sterile. Se io lo apro, la curiosità è troppa, perché dopo un po' si fa la condensa e magari non si vede dentro. La curiosità è troppo di vedere. Se una volta che io apro, devo subito cambiare su, cioè rinvasarle, perché l'ambiente è sterile, non è più sterile, e quel substrato lì a contatto con l'aria fa subito muffa. La muffa porta alla morte delle piante, mi raccomando. Allora, una volta che le nostre piante sono cresciute, si può rompere. Vabbè, io di solito non ho mai preso bottiglie, che le bottiglie vanno per forza rotte col martello. Occhio a non farsi male. Di solito si mette un canovaccio umido, si avvolge la bottiglia con un martello, si dà due colpettini e poi con i guanti e le pinze si togliono i cocci di vetro senza farsi male. Ma io comunque ho sempre preso il barattolo di sott'olio, si svita e bene o male viene via abbastanza facilmente. Se non dovrebbe venire subito via il substrato, cioè se non dovrebbero venire via le piantine, si mette dentro un po' di acqua, si gigotta e bene o male dovrebbe uscire. Una volta che le piante sono uscite, va lavate in ogni sua parte del substrato vecchio, di quel gel, perché a contatto con l'aria abbiamo detto fa muffa. E io di solito le metto in una bacinella, tipo, vabbè, questa è un po' più alta, li metto dentro acqua e un fungicida. Io di solito uso l'aglietre, 2 o 3 gocce di fungicida, le lasciamo all'acqua tiepida, ovviamente non calda se non le cuociamo, e acqua tiepida, e le lascio in ammollo per circa mezz'oretta. Poi le scolo, cioè comunque levo via l'acqua, gli do una sciacquata appena appena e le metto sulla carta assorbente per un'altra mezz'oretta per farle asciugare. Dopodiché le rimetto nei vasetti. Come su... Ah no, aspetta, prima di mettere nei vasetti, perché comunque loro sono state nel vasetto tutte insieme vicine, e ho notato che se uno le ripianta una per una, cioè una pianta per ogni vasetto, la percentuale di mortalità è elevata. Io e tanti altri abbiamo notato questa cosa. Quindi cosa succede? Siccome nel vasetto erano tutte assieme, noi le rimettiamo tutte assieme belle attaccate. Beh, questo non è il caso perché qua le avevo già rinvasate. Ma si usano, io di solito prendo i vassoi così trasparenti, quelli dell'S lunga dove stanno dentro le zucchine è l'ideale, perché sono lunghi, larghi e abbastanza bassi. Si fa qualche foro sul fondo o col trapano o con un cacciavite rovente. E poi come substrato uso questo qua. Sempre il mio inerte, vabbè, magari i pezzi più grandi come questi li metto sul fondo e poi uso appunto il corteccino piccolino e poi la agriperlite, argilla espansa, e in modo che comunque resta sempre umido, e metto le piante una vicino all'altra in modo che comunque stanno sempre vicine vicine. Così abbiamo notato che la mortalità, magari è un caso per carità, però sia io che altre persone abbiamo notato questa cosa: più stanno vicine meglio è. E la cosa fondamentale è, per le prime settimane, di non bagnare la foglia, cioè non vanno assolutamente bagnate, perché loro comunque sono stati in un ambiente sterile e asciutto, che non prendevano, cioè sì, c'era giusto lato umidità, la condensa, ma non venivano mai bagnate le foglie. Quindi mi raccomando, io bagno sempre con la mia pompa, ma sto sempre attento a non bagnare le foglie. E poi comunque inizio a bagnare dopo una settimana, perché comunque metto il substrato che è già bello bagnato. E sul fondo lascio per la prima settimana un piattino con dentro un dito d'acqua, in
modo che comunque per capillarità l'acqua sale ed rimane sempre bagnato. Perché è fondamentale appunto ricreargli le stesse condizioni che avevano nel barattolino e poi gradualmente farle ambientare al nuovo ambiente, perché comunque per loro è uno stress passare da un ambiente sterile, tutto chiuso, dove non c'era né acqua né comunque né aria circolante, a un altro ambiente è un trauma. Quindi farglielo nel modo più lento possibile. Quando iniziano a crescere anche qua nel vassoio, si può spostare sempre qua, ovviamente non tutte insieme. Qua vedete cosa ho fatto tre piante in un vaso, che adesso sicuramente in primavera, aspetterò che le temperature si alzino, le rinvaserò. Vedete questo qua, sono epidendo, guardate come sono cresciute. Poi qua le radici se le viaggiano. Queste sono cattleie, dovrebbe essere, sì, questa è un ibrido, ah no, questa è la Douviana aurea, e queste qua sono Douviana aurea. Poi qua abbiamo Brassavola nodosa per Cattleya clandie, guardate che meraviglia. Qua è un ibrido che ho fatto io, Cattleya Pamela Finneys per Culminant. Guardate come stanno crescendo. Veramente io amo defrascare. Cioè è una cosa lunga, perché comunque queste Cattleya ora che le vedrai rifiorite passeranno almeno 5 anni. Però vabbè, è una soddisfazione che vedi piante che sono partite da seme e le crescere tu. Guarda, questo è un Epidendrum, oddio, non mi ricordo, Eburneum. E questi, caso strano, hanno già fiorito. Vedete? Anche questo ha già il getto pronto. Ma sono piante che ho defrascato un anno e mezzo fa. Incredibile. Guardate che belle radici. Va bene, spero di essere stato esaudiente. Se avete dubbi, chiedete pure. Ciao ciao!